si va col destro di D'Agostino, che coglie in piena la traversa, poi la ribattuta. Ecco ancora D'Agostino, sempre col destro, nessuno riesce a intervenire. Pronto ad andare alla battuta lo Ioge, ecco il suo destro all'interno dell'area di rigore, il colpo di testa di Pinto. Ecco lo Iodice, cerca la porta lo Iodice, lui libera Sparandeo, sulla seconda palla c'è Teico che poi distribuisce fuori per Logoluso. Il destro di D'Agostino cerca ancora la porta e con un brivido riesce a bloccare Fernandez. Mette al centro il pallone, la sponda di petto per Malcore che viene chiuso tempestivamente da Sparandeo. La battuta dentro di lo Iodice, non esce Vosizchi, Valentino prova a rimettere al centro e poi sulla palla prolungata Saraniti è intervenuto però in modo un filino spilengo, è stato quasi colpito dal pallone Andrea Saraniti e non è riuscito a saltare di testa per indirizzare verso la porta in modo pericoloso il pallone. Tino, ecco il cross al centro, prova a premiare l'inserimento di Logoluso, Logoluso entra in area, pallone rimpallato e deviato in calcio d'angolo, ancora un tiro dalla bandierina pericoloso per il Casarano. Il destro di Ferrara libera la propria area Gerbaudo. La battuta verso l'area di rigore. Vodizchi è incerto, attenzione! Qui al colpo di testa!